sentito parlare di maionese senza uova e senza colesterolo? Ebbene sì, mescolando astutamente latte di soia, olio di semi di mais ed alcuni aromi, si riuscirà ad ottenere una perfetta e delicata maionese vegana. Ottimo abbinamento a piatti caldi e freddi, la variante vegan della maionese rimane pur sempre un alimento altamente calorico e ricco di grassi, per questo io vi consiglio di consumarla con un pochino di moderazione per evitare di far allarmare troppo il nostro metabolismo. Quindi scopriamo insieme ciò che ci occorre. Per preparare la maionese senza uova sono necessari 100 ml di latte di soia, 130-140 ml circa di olio di semi di mais, un pizzichino di sale, succo di mezzo limone filtrato chiaramente, mezzo cucchiaino di senape in pasta e facoltativo, quindi se volete, anche mezzo cucchiaino di curcuma che servirà per dare una bella tinta gialla alla nostra maionese. Allora ragazzi, preparare la maionese vegana è molto molto semplice, basta munirsi semplicemente di un frullatore ad immersione. Allora, in un contenitore a bordi alti, quindi in un becker, versiamo tutti gli ingredienti: il latte di soia, l'olio di semi di mais o olio di girasole, va bene anche quello, succo di limone, un pizzichino di sale, poi la senape in pasta e, come vi ho detto prima, anche un pochino di curcuma, che servirà solo per colorare un pochino, quindi è facoltativa, se non ce l'avete non ve ne preoccupate. E ora non dobbiamo far altro che mescolare con movimenti dal basso verso l'alto per far amalgamare per bene tutti gli ingredienti. In 30 secondi la nostra maionese vegana è pronta, vedete, questa è la consistenza con 130 ml di olio, se la volete ancora più densa non dovete fare altro che aggiungere ancora altro olio. Ecco qui, la nostra maionese vegana è dunque pronta, io l'ho lasciata riposare in frigorifero circa mezz'oretta per farla addensare ancora di più. Una cosa che non vi ho detto prima, importante magari la scelta del latte di soia, preferite quello non dolcificato o meglio ancora quello autoprodotto. Vi faccio vedere la consistenza, eccola qui, vedete, estremamente cremosa. La maionese che vi ho proposto non si può certo considerare una salsa ipocalorica perché è preparata con generose quantità di olio, però insomma può essere tranquillamente assunta da chi segue una dieta vegana, ma anche da chi è affetto da ipercolesterolemia, quindi vuole un pochino deliziare il palato con questa crema delicata. Vi consiglio di assumerne massimo un cucchiaino per volta, comunque mai in modo sistematico. Grazie per l'attenzione, seguitemi ancora sempre qui su My Personal Trainer TV.